Buongiorno da Pier Carlo Lava. Siamo ovviamente in Alessandria, sono le 9 del mattino e mi trovo a percorrere a piedi la pista ciclabile di Via Mocca Gatta. Come vedete è tutto un groviera, praticamente non esiste più o quasi. La prima segnalazione che avevo fatto è del 28 settembre 2010 con una precedente amministrazione e ne ho fatte altre, ma evidentemente non c'è stato ascolto. I ciclisti non la percorrono più perché, o quasi perché, rischiano di bucare, di cadere e quindi vanno o sul marciapiede rischiando di investire i pedoni, come è successo, o sulla strada rischiando di farsi investire. Più dietro c'è anche un tratto dove ci sono le erbacce che andrebbero tolte perché chiaramente contribuiscono alla rottura di quel poco che rimane. Questa è una pista ciclabile nella quale era stata premiata l'estetica, con questo sottile strato rosa che poi è saltato abbastanza subito. Anche in questo caso speriamo che qualche dirigente della pubblica amministrazione veda questo video o lo faccia vedere dai propri collaboratori e che prima o poi, a distanza di un decennio, a questo punto si arrivi ad asfaltarla, perché non possiamo chiedere ai ciclisti di percorrere le piste ciclabili, di uscire in bici se poi non diamo non solo mezzi di trasporto pubblici efficienti, o uscire a piedi, non solo se non diamo mezzi di trasporto pubblici efficienti, ma se abbiamo delle piste ciclabili che sono in questo stato o peggio.